Ciao a tutti, oggi andremo a vedere come rendere fertile, quindi vivo, il suolo per produrre maggiormente, migliorare gli ambienti naturali e aumentare le sostanze nutritive all'interno degli ortaggi che poi andremo a produrre. L'etimologia di fertile viene dal latino, cioè da fero, che significa porto, quindi fertile è qualcosa che porta. Infatti avere un suolo vivo e ricco aumenterà di gran lunga la qualità e la quantità dei nostri prodotti e delle nostre piante coltivate all'interno del nostro orto o del nostro giardino. Il suolo è importantissimo per la vita, infatti è composto da miliardi di funghi, batteri e microrganismi che insieme ad altri animali come per esempio i lombrichi trasformano i materiali organici rendendoli disponibili più facilmente alle piante e appunto ad altri organismi. Un suolo ha la capacità di assorbire molta acqua, di trattenerla tra gli agglomerati, favorendo poi infine tutti i processi di creazione dell'humus, del nostro amato humus. Le piante riescono a stoccare attraverso la fotosintesi e poi attraverso l'incanalamento nel suolo con le radici sostanze utilissime e fondamentali per la fertilità, come il carbonio e l'azoto, sono le due principali. Il primo passo per migliorare il suolo in modo naturale, senza aggiungere terreni provenienti da altri luoghi, è di garantire una copertura ben definita al terreno. Dovremo andare a mettere uno spesso strato di materia organica, la paccia matura, per esempio fieno, paglia, cippato oppure ramaglie fini, in modo da evitare che gli agenti atmosferici possano danneggiare il suolo nel momento in cui rimane scoperto. Perché sole, acqua, quindi la pioggia e vento, oltre a seccare e allagare i terreni, soprattutto quelli compattati dai pesanti macchinari per le lavorazioni e per le concimazioni, portano essi, questi agenti, via tutti i nutrienti che sono immagazzinati nel suolo e appunto nell'acqua e tra gli agglomerati presenti in esso. Quindi dovremo andare a coprire il terreno con almeno 15 cm di materia organica, senza compattarla troppo. Facendo questo diminuiremo gli sbalzi di temperatura, l'evaporazione dell'acqua e anche l'aumento delle erbe spontanee, che sono tutte condizioni che vanno a diminuire appunto la fertilità del nostro orto. Nel caso delle erbe spontanee non è la loro presenza a diminuire la fertilità, ma sono le lavorazioni che andiamo a fare per eliminarle che comportano poi in seguito la dispersione di sostanze fondamentali per la vita nel terreno del nostro giardino. Ho fatto un video sulla pacciamatura, ve lo lascio qua in alto a destra in descrizione, lì troverete approfondimenti e particolari essenziali. Oltre che agire contro il sole, la pioggia e il vento, tramite la decomposizione del pacciame aumenteremo la quantità di sostanza organica in via di fermentazione e decomposizione nel suolo, essenziale per dare cibo agli organismi e anche ai batteri e poi in seguito alle piante, appunto una volta che sarà trasformata dai microrganismi. Anche attraverso le piante potremmo andare a creare una copertura del suolo vivente che, oltre a produrre, andrà a incanalare con le radici all'interno del suolo essenziali elementi, come vi dicevo in precedenza, tra cui il carbonio e l'azoto. Più sostanze andremo a stoccare nel suolo attraverso la materia organica e tramite anche le piante e gli animali, più il suolo naturalmente sarà vivo. Fra poco vi spiego meglio come appunto funzionano i processi di stoccaggio dei nutrienti da parte delle piante, però ora andiamo subito a un altro importante passo appena accennato, cioè aggiungere materia organica al terreno. Per dare da mangiare a tutti gli organismi presenti nel suolo dovremo aggiungere tutti gli scarti, chiamiamoli così, dei vegetali, come piante secche, erbe spontanee, ramaglie, fieno, cippato, segatura oppure anche scarti della nostra cucina casalinga. In quest'ultimi sarà meglio metterli prima in un apposito luogo di compostaggio, appunto il compost, dove andremo a evitare che i funghi e le muffe degli scarti vegetali che appunto sono in via di decomposizione e anche in via di fermentazione non vadano poi ad attaccarsi alle nostre piante e ai nostri frutti, dei nostri ortaggi all'interno del nostro orto. La materia organica potrà essere aggiunta anche tramite un sovescio che, oltre a fissare l'azoto nel suolo tramite le leguminose presenti in esso, al momento che verrà allettato, cioè al momento che verrà piegato e steso sul suolo, alcuni anche lo sotterrano ma si può anche evitare, si decomporrà il sovescio aggiungendo al suolo fibre e tessuti vegetali che verranno poi trasformati e resi disponibili alle piante.
Ricapitolando, dovremmo andare ad aggiungere alle nostre prode del nostro orto materia organica in modo da attivare tutti i processi di decomposizione e trasformazione che andranno ad arricchire in sequenza il suolo e a renderlo, chiamiamolo così, in movimento. Quindi andremo a vivificarlo. Per rendere fertile un suolo è importantissimo e essenziale gestire l'acqua. Essa, oltre che far vivere le nostre amate piante, dà la possibilità che questi processi di decomposizione avvengano con maggior efficienza e velocità, permettendo uno sviluppo veloce della fertilità nei nostri suoli. Ho fatto un video molto bello a riguardo, guardatelo perché è essenziale. Lo trovate qua a destra e giù in descrizione. Lì vi dico tutto su come coltivare con meno acqua e tutte le motivazioni che girano attorno ad essa. Comunque, sai che questo video è il secondo di una serie di video fatti apposta a voi, chiamati Agricoltura Cosciente. Nel primo commento trovi il trailer del progetto, se vuoi approfondire. Se hai intenzione anche di supportarlo, puoi lasciare un bel like e commentare, scrivendo se per caso ti interessa questa idea, questo progetto, e puoi anche sostenerlo donando qualcosa tramite un grazie. Qua sotto poi in descrizione trovi tutto. Continuiamo senza perderci in fandonia. Per vivificare il suolo dovremmo andare a coltivare in modo cosciente, cercando metodi naturali, senza appunto l'utilizzo di diserbanti o affini del genere, tanto ormai si sanno. Non preoccupatevi, farò anche un video sui nostri tanto odiati diserbanti. Agricoltura cosciente io la chiamo perché non solo siamo agricoltori ma protettori e guardiani dei terreni da noi occupati e coltivati. Coltivare coscientemente vorrà dire creare rotazioni in modo da non lasciare quasi mai un suolo scoperto, mettendo almeno una leguminosa per stagione nelle nostre prove. E esistono diverse scuole di pensiero, starà a voi decidere a quale avvicinarvi di più e da quale apprendere più nozioni per poi trasformarle, e naturalmente vi consiglio di adattarle al vostro luogo e al vostro orticello. Coltivare naturalmente sarà anche scegliere varietà adatte al luogo o con funzioni mirate alle nostre esigenze, per evitare di sprecare risorse esterne come le concimazioni per far crescere piante non adatte a quel luogo o quel suolo che noi ci ritroviamo nei nostri orti. Attraverso le pratiche agronomiche come la meccanizzazione, le concimazioni, l'uso di erbicidi e agrofarmaci, secondo me l'uomo incide in maniera pesante e negativa nelle dinamiche naturali di evoluzione e anche trasformazione del suolo e di tutti gli ecosistemi annessi. Esistono tantissime soluzioni che vanno applicate nelle aziende agricole, nelle fattorie e, come vi consiglio io in più piccolo, negli orti familiari, e queste soluzioni le possiamo esprimere anche sotto il nome di agricoltura organica rigenerativa. Io naturalmente non sono tanto un esperto, ma durante questo progetto l'andremo a scoprire meglio e con maggior quantità di dettagli. Quindi, per diminuire il degradamento del suolo dobbiamo innanzitutto diminuire o proprio togliere, eliminare le lavorazioni pesanti, perché facendole, oltre che a uccidere gran parte della vita presente nel terreno, al momento dell'arratura o l'arramento della fresatura andremo a rilasciare il carbonio e l'azoto, i quali, unendosi al vapore acqueo presente in atmosfera, andranno a creare sia il diossido di carbonio, più chiamato comunemente anidride carbonica, e il diossido di azoto, i più abbondanti gas serra prodotti dall'agricoltura e anche presenti nella nostra atmosfera. La NASA registra incredibili, dovete sapere, aumenti di temperature medie e masse di CO2 in atmosfera in ottobre, febbraio e marzo, mesi delle lavorazioni agricole, ma anche registrano una diminuzione enorme delle masse di gas serra nei mesi da maggio-giugno in poi, mesi di crescita delle masse vegetali che con la fotosintesi assorbono questi gas, lasciando l'atmosfera quasi del tutto libera. Un terreno scoperto, quindi soggetto anche ad erosione da parte del vento e dell'acqua, non ha la capacità di assorbire nessuna sostanza, non essendoci un apparato in grado di farlo. Infatti, un terreno coperto dalla vegetazione, dalle nostre piante, oltre che a produrre ossigeno, ha la fantastica capacità di assorbire gas, può assorbire sia azoto e carbonio, trattenerlo nelle radici e rilasciarlo nel terreno attraverso il lavoro di batteri, rendendolo disponibile ad altri organismi sotto forma di enzimi e globuli. Quando voi andrete a tirare fuori, a sradicare una pianta, una leguminosa per esempio, una fava, potrete andare a notare lungo le radici, lungo i cordoni di media dimensione
dell'apparato radicale dei piccoli dei globuli a cui all'interno viene stoccato l'azoto. Il destino dell'acqua e del carbonio e anche dell'azoto è strettamente legato a quello del suolo. Quando noi distruggiamo il suolo, l'acqua e il carbonio, creando il diossido di carbonio, vengono rilasciati in atmosfera, seccando il suolo, sciupandolo fino quasi a diventare polvere. Questo processo, chiamato anche in generale desertificazione, accade solo quando lasciamo troppo il suolo scoperto. Un suolo sano ha anche la capacità di assorbirli, questi nutrienti, e trattenerli a lungo, cambiando le sorti dei microclimi, quindi dei piccoli luoghi, dei piccoli paesaggi, diminuendo l'escursione termica del terreno e quindi anche l'aumento eccessivo della temperatura e delle rifrazioni dei raggi infrarossi, che sono un po' la base dell'aumento delle temperature delle nostre giornate. Regolazione termica, erosione, poca o troppa pioggia, poca sostanza organica, sono tutte condizioni che unite impediranno di produrre cibo, un po' allargando la questione, per i posteri, e con estremo bisogno sia di risorse idriche che alimentari d'oggi non bisogna, secondo me, tanto stare a pensarci su. L'agricoltura rigenerativa, come vi dicevo, è quella che ha l'obiettivo di restaurare il potenziale delle risorse naturali rinnovabili presenti all'interno di un territorio, prima tra tutte la nostra importantissima fertilità del suolo. Eh sì, perché la salute del suolo, cioè la fertilità della nostra terra, è l'unico vero capitale sociale ed economico per l'umanità, e oggi è radicalmente compromessa, e lo vediamo anche soprattutto in Italia. Bene, spero che abbiate capito, anche oggi concludiamo, vi chiedo un like e un commento nel quale mi dite la vostra, naturalmente con rispetto. Mi raccomando, medita se vuoi supportare più attivamente questo progetto con un grazie, e infine io ti saluto, ti auguro una buona giornata, ti auguro di stare bene nel tuo orto e ci vediamo in un prossimo bello, interessante e spero anche per voi utile video. Ciao ciao!